Ormai tutte le scommesse vengono vinte dalla dottoressa Iannone, compresa quella dedicata alla festa della donna, che diventa una festa del ringraziamento un po' particolare. In che senso, Sara Iannone, è un po' particolare? Intanto spieghiamo la nostra icona scelta. Sì, beh, l'icona scelta è, abbiamo Eros e abbiamo Venere, e praticamente sono due facce della stessa medaglia, perché io ritengo che il futuro dell'umanità passi attraverso l'unione dell'uomo e della donna, per cui credo che sia veramente, ma non è tanto per il fatto commerciale, perché quello passi pure, che uno può giocare intorno alla festa, ma è proprio sbagliato. Le donne e gli uomini devono essere uniti nel progetto dell'umanità, questa è la cosa più bella, per cui questa è una serata particolare, si chiama la festa del ringraziamento ed è stata chiamata così. Abbiamo avuto quest'idea dopo aver letto una lettera magnifica di Giovanni Paolo II, che lui dedicò nel 1995 nella conferenza episcopale di Pechino, ha una lettera dedicata alla donna, dove appunto diceva e iniziava con un grazie, grazie a te donna madre, grazie a te donna sorella, grazie a te donna sposa, grazie a te donna consacrata. È una lettera meravigliosa, fra l'altro ne abbiamo fatto dono a tutti i nostri ospiti, e chiude dicendo grazie a te donna per il solo fatto di essere donna. E quindi mi ha creato una tale emozione, ho detto questo assolutamente, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo noi oggi, con una forte crisi dei valori da una parte e anche una grande necessità di acquisizione di diritti però d'altro canto, di cui sono estremamente necessari, però noi dobbiamo sempre tener conto di quello che è la natura, di quello che siamo, per cui la donna non può essere una sorta di forno, lo so, forse, scusate se uso un termine forte, che sforna delle cose. Il primo momento del bambino all'interno della propria mamma è il primo momento di comunicazione, il primo momento affettivo, è imprescindibile, indivisibile. Poi tutto si può sistemare, i diritti sono i diritti, i desideri di molti, insomma. È vero. Il tempo che trovano, e per questo però noi, a prescindere ora da questo, ma è una serata all'insegna del divertimento. Esatto, perché dottoressa, infatti noi abbiamo l'arte, la moda, la poesia e quindi abbiamo diversi momenti stasera. Sì, tantissimo, è stata una cosa affascinante. Abbiamo premiato due grandi artisti della moda, Luigi Bruno, che è un grande maestro, molto noto, ormai lui spazia dall'America del Nord ai paesi arabi, e l'abbiamo premiato grazie alla sua grandezza nel progetto che lui ha sempre messo al centro della moda, la donna. E a volte io dico, sempre scherzando, con tutto l'affetto e senza alcuna, che dico forse è l'unico, uno dei pochi stilisti che ama veramente le donne. È vero, lo possiamo confermare, lo abbiamo anche intervistato, quindi Luigi per la battaglia contro l'anoressia e Zina per la battaglia della libertà delle donne arabe, e non solo, perché anche qualcuna in Italia è schiavizzata. È così, anche perché a volte noi ci meravigliamo, ma insomma basta tornare di qualche anno, voglio dire, in Italia la donna vota dal 1946, non da 2000 anni fa, voglio dire, andiamo in Sicilia o in Calabria, parliamo dei veli neri, ma insomma, per cui c'è molto molto da fare, quindi la cosa più bella è avere grande apertura, essere molto positivi, essere aperti a quello e ritornare ad un nuovo rinascimento. Questo è il mio augurio per tutti. Grazie. Grazie.